Salve, collezionisti e appassionati del mistero. Benvenuti su The Collector, il vostro canale dedicato alle storie avvincenti e agli enigmi irrisolti. Oggi ci immergeremo in una vicenda intricata e avvolta dal mistero, quella della sparizione di Denise Pipitone. Pronti a esplorare i dettagli, le svolte inaspettate e le sfumature di questa storia che ha affascinato e sconcertato per anni? Allacciate le cinture, perché ci addentreremo in un viaggio attraverso i meandri di uno dei casi più intriganti degli ultimi tempi. Ma prima di cominciare, assicuratevi di iscrivervi al nostro canale, attivare le notifiche e lasciare un like se siete pronti a scoprire cosa si cela dietro il mistero di Denise Pipitone. Il mistero avvolge la sparizione di Denise Pipitone, una vicenda avvenuta il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, un piccolo comune nella provincia di Trapani. La bambina di appena 4 anni scomparve nel nulla, creando un vuoto inspiegabile nei pressi della casa della nonna materna. Tutto iniziò quella mattina, quando Denise, nata da una relazione complessa, svanì misteriosamente davanti a casa. L'ultima persona a vederla fu la zia Giacoma, alle mezzogiorno meno un quarto, mentre si trovava sola sul marciapiede. Le circostanze intriganti coinvolgono una madre all'oscuro della vera paternità e un fidanzato sospettato insieme a sua madre. Le indagini, avviate immediatamente dopo la scomparsa, non portarono risultati per oltre un mese. Un intricato intreccio di relazioni e il coinvolgimento di personaggi ancora anonimi alimentano il mistero dietro il presunto rapimento. Cani molecolari hanno rilevato la presenza di Denise vicino alla casa della sorella di Gaspare Galeb, generando ulteriori domande su ciò che potrebbe essere accaduto quel fatidico giorno. Intrighi familiari, relazioni complesse e un'indagine che sembra svelare solo un briciolo di verità. La sparizione di Denise Pipitone continua a sfidare il tempo, mantenendo viva la curiosità su cosa sia davvero accaduto a quella dolce bambina. Dopo la scomparsa di Denise Pipitone, le ricerche furono avviate prontamente, ma per oltre un mese non produssero alcun risultato tangibile. Successivamente, segnalazioni di avvistamenti, alcuni confermati e altri no, hanno aggiunto ulteriori strati di mistero a questa drammatica vicenda. Il 18 ottobre 2004, a Milano, la guardia giurata Felice Grieco fece una scoperta sorprendente. Notò una bambina straordinariamente simile a Denise in compagnia di un gruppo di zingari. Grieco riuscì a filmare la bambina, che veniva chiamata Danas, e sembrava avere un graffio sulla guancia, un segno distintivo di Denise. La bambina chiese a una donna: «Dove mi porti?» Perizie successivamente suggerirono che la voce di Danas potesse essere compatibile con quella di Denise, e l'accento sembrava appartenere alla zona siciliana, presumibilmente Mazara del Vallo. Il 3 dicembre 2004, Biget Pacolli, un magnate svizzero di origini albanesi con esperienza in risoluzioni di sequestri internazionali, entrò in scena. Coinvolto in uno scandalo politico in Russia, si offrì di collaborare per riportare Denise a casa. Propose di contattare i presunti rapitori tramite una pagina pubblicitaria sui quotidiani nazionali, fornendo un numero telefonico svizzero e un indirizzo email dedicato. L'offerta fu accettata, ma il tentativo di riportare Denise in Svizzera si rivelò infruttuoso. Questo episodio segnò la fine misteriosa della partecipazione di Pacolli alla vicenda, rompendo il velo di segretezza che aveva richiesto inizialmente. Nel settembre 2008, un'infermiera italiana in vacanza sull'isola greca di Kos fa una scoperta sconcertante, una bambina che sembra essere la gemella di Denise. Accompagnata da una donna albanese che afferma di essere la madre, la bambina parla italiano, mentre la presunta madre non ne è capace. Questa circostanza suscita sospetti tra gli inquirenti. Tuttavia, il 12 settembre 2008, il test del DNA esclude definitivamente che la bambina sia Denise Pipitone, confermando la sua vera identità come figlia della donna albanese. Il 31 marzo 2021, una segnalazione di un'infermiera russa residente in Val Seriana aggiunge un nuovo capitolo di mistero. Questa volta, l'attenzione si sposta su Piera Maggio, la madre di Denise, e una ragazza ventenne russa di nome Olesia Rastova. Partecipante a un programma televisivo russo, Olesia sostiene di essere stata rapita da Rom da bambina e di essere in cerca della madre. La somiglianza con Piera Maggio è evidente. L'avvocato Giacomo Frazzitta e il corrispondente Rai Mark Innaro partecipano al programma televisivo «Chi l'ha visto?», annunciando informazioni sulla compatibilità del gruppo sanguigno di Olesia con quello di Denise. Tuttavia, le rivelazioni non portano alla soluzione del mistero, alimentando ulteriormente l'incertezza e la curiosità sulla scomparsa di Denise Pipitone. Nel corso degli anni, numerose piste sono state esplorate dagli investigatori,
ma l'attenzione è rimasta saldamente concentrata sull'ambito familiare allargato di Denis Pipitone. La pista gitana, sebbene mai confermata, ha costantemente affiorato, collegandosi all'ipotesi che la bambina potesse essere stata ceduta a gruppi nomadi o a qualcuno all'interno della cerchia familiare estesa. Il 3 maggio 2021, la Procura di Marsala ha riaperto le indagini sul caso, e il 27 dello stesso mese è stata richiesta un'inchiesta parlamentare per esaminare eventuali depistaggi, conflitti di interessi e anomalie nei 17 anni di indagine precedenti. Tuttavia, la vicenda ha subito uno stallo fino al 20 dicembre, quando il giudice per le indagini preliminari di Marsala ha archiviato il caso. Secondo l'ultima ricostruzione degli inquirenti, Denise sarebbe stata rapita da Jessica Pulizzi, con la complicità della madre Anna Corona e dell'ex fidanzato Gaspare Galeb. Il movente di questo presunto sequestro sarebbe stato vendetta e gelosia, poiché Denise e Jessica Pulizzi sono entrambe figlie di Piero Pulizzi, fatto che non era mai stato confessato a quest'ultimo. Anna Corona, indagata per sequestro di minorenne in un secondo filone di indagine, è stata archiviata nel dicembre 2013. Jessica Pulizzi, accusata di concorso in sequestro di minorenne, è stata rinviata a giudizio nel gennaio 2010. Dopo un processo di primo grado durato 3 anni, in cui la procura ha chiesto 15 anni di reclusione, è stata assolta nel giugno 2013 per insufficienza di prove. La Corte d'Appello di Palermo ha confermato l'assoluzione nel 2015, sottolineando l'esistenza di un valido movente. Nel 2017, la Cassazione ha confermato l'assoluzione definitiva di Jessica Pulizzi, ma ha evidenziato l'esistenza di un movente comprovato. Gli addebiti al coimputato sono stati cancellati per prescrizione. E con questo giungiamo alla fine del nostro viaggio nel mistero della sparizione di Denis Pipitone. Speriamo che la narrazione abbia catturato la vostra attenzione e stimolato la vostra curiosità. Se avete teorie, commenti o volete condividere le vostre opinioni su questo intricato caso, sentitevi liberi di farlo nella sezione commenti qui sotto. Non dimenticate di lasciare un like se avete apprezzato il video e di iscrivervi per rimanere aggiornati sulle prossime storie intriganti che condivideremo qui su The Collector. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio, e ricordate, la verità spesso si nasconde tra le pieghe del mistero. Alla prossima!